Siamo di nuovo in movimento, belli carichi di valigie, e stamattina cominciamo una delle esperienze più fighe, più avventurose e più attese di questo viaggio in Marocco. Dove stiamo andando? A scoprire il deserto. E cominciamo proprio da Marrakech, da questo tranquillissimo mattutino casino. Siamo di nuovo in macchina e la direzione che avremo oggi come meta finale sarà Ouarzazate, che è una delle zone più belle che andremo a scoprire. Ma nel frattempo vedremo un sacco di cose. Siamo in macchina con Mimunne, che noi abbiamo ribattezzato Mimmo perché è più facile, e ci stiamo facendo questo pezzo di Marrakech che già di suo è un viaggio nel viaggio, quindi andiamo. In occasione di questo viaggio, giustamente, stando un mese in Marocco sarebbe stato preoccupante il contrario, abbiamo cercato di imparare delle paroline in arabo per facilitare le conversazioni quotidiane. Ce l'abbiamo messa tutta. Fino adesso sappiamo. Ciao si dice... Lebes. No, si dice Mslema. E come stai si dice... Lebes. E si risponde Alhamdulillah, che vuol dire grazie a Dio, che è la loro risposta del tutto a posto, grazie a Dio. Che usano un po' per tutto, anche quando arriva il cibo, sì. Altre occasioni. Grazie si dice Shokran, e prego si dice La Shok, facile. Oggi abbiamo imparato che buono si dice Mzian. Il problema è che nel deserto non tutti parlano arabo, perché ci sono i berberi, perché una volta tutto il Marocco, un bel pezzo di Africa settentrionale, parlava il berbero. Quindi ci tocca... Quindi adesso dovremmo imparare altre parole. How do you say thank you in Berber? Tenmirt. Tenmirt. Yes. Quindi adesso ci sarà una settimana di questo. Hello, it's Azule. Azule vuol dire ciao. Meno male che abbiamo lui che fa da interprete per noi, perché sennò ci lasciamo nel deserto. Ma sì, dai! Breve sosta, qua siamo al Col du Tishka, 2260 metri, ovvero il punto più alto dei Monti Atlas. E chiaramente qua c'è la neve, cioè giustamente hanno combinato un paio di negozi di souvenir, così diciamo quando ti fermi ti vendono qualcosa, mi sembra giusto. Ma allora scappiamo che c'è freddissimo. Mentre siamo in giro, che fai? Non la fai una sosta alla casba di Telouet? Ce l'avamo per strada. La visita costa 20 dirham, sono 2 euro a testa all'incirca, e potete ammirare dall'interno le rovine della casba, che non è altro che una vecchia abitazione di personaggi importanti, di gente ricca che aveva queste tenute molto ampie. Molto carina questa casba, ti catapulta già nello spirito del deserto. Ci siamo fermati in un ristorante locale per fare pranzo, ci hanno servito un'insalata come antipasto, adesso arriva il couscous, perché qua il menù è a base di couscous e tagine, e questo è l'ambiente, tetti di paglia, sedie colorate, abbastanza fantasioso devo dire. C'è anche il cortiletto esterno, che non è niente male. Pensare che in queste valli ci vivono i berberi, che vanno a fare la spesa una volta alla settimana nel souk qua vicino, che non è proprio così vicino, e poi stanno in queste case così particolarissime, messe fra le montagne. Guardate quanto è folle questo posto! Voi vi starete chiedendo come fanno a vivere in questi villaggi fuori dal tutto, immersi nel niente. E intanto i berberi amano questa vita. Sono tranquilli, vivono in contatto con la natura, hanno l'agricoltura che li porta avanti, il bestiame con cui guadagnano ogni tanto, e va bene così.
tornante e l'altro. Siamo arrivati alla casba di Ait Benaddu, dove saprete già che hanno girato delle scene di Game of Thrones, ma questo lo sapete già. Si deve attraversare questo fiumiciattolo per arrivare alla casba. Da notare il fatto che questi muli sono fatti di fango e paglia, è incredibile. E man mano negli anni rinnovano un po' la facciata, perché tra le piogge e il resto chiaramente si sgretola, ma è incredibile come tutto stia ancora in piedi. Ait Benaddu è il nome della prima persona che abitò qui, e in realtà la funzione originale era quella di una sorta di dogana, perché faceva da collegamento tra il deserto e Marrakesh, quindi passavano tutti da qua. Non è esattamente in mezzo come posizione geografica, ma ha assolutamente senso dal punto di vista commerciale, quantomeno per quello che succedeva ai tempi. Cosa dire su Ait Benaddu, Veronica? Bellissimo. Folle, non me l'aspettavo, una roba così, ma è stupenda. Fuori dal mondo, cioè ha un'originalità, una particolarità che è veramente pazzesca. Questo colore purtroppo oggi era un po' nuvoloso, secondo me con il sole rende molto esplode di più. Esplode questo marroncino cacchina particolare, diventa ancora più cacchina, capito? Diventa più rossiccia. Assolutamente. E questo è il nostro hotel per stanotte. Siamo tornati a Disneyland? Com'è sta roba? Siamo finiti nell'hotel più bello del Marocco, Veronica? Sicuro. Com'è sta storia? C'è la doccia qua. Questo è il lavandino. Dimmi, aspetta, adesso arriviamo ai dettagli. Ah, qua c'è il gabinetto. Petali di rose sul tappeto. Queste porte ne vogliamo parlare? Mega maxi letto tipo 6 piazze. Andrebbe bene per 12 persone. Quindi stasera dormiamo a X stasera, perché non abbiamo come riempire tutto sto spazio. Questa è una delle torri del castello di Hogwarts. Bella rira che non guasta mai, e quella è la pastiglia. La pastiglia, o la pastella, o la pastilla, è una tortina tipo di pasta. Come si chiama questa pasta in particolare? Pasta fillo, con ripieno di pollo, e poi la servono con zucchero a velo sopra e cannella. Insomma, è un mix tra dolce e salato. Qui abbiamo un secondo di spiedini di pollo in accompagnamento con riso e crocchette di patate e un misto grigliato di carne. Buongiorno, Warzazet! Il sole non è ancora spuntato, no, ma fai con calma, fai tranquillo. Anche stamattina ci hanno portato una colazione da campioni, ma chi ce la fa a mangiarsi tutta sta roba? Ci sono 16 pezzi di colazione piccola, più i msemen, più torte, olive, uova sode, Veronica, cioè, non lo so, mettiti sul piatto, mangi solo tu. Andiamo a vedere la casba di Tauriert. Tauriert, giusto? Tauriert. Passaggi, sottopassaggi, stanze, stanzine. Da qua si intravede anche la vecchia casba. È tutto un labirinto qua dentro. Ci aspettavamo la strada fuori da Orzazat più desertica, un po' più lasciata andare. Invece è assolutamente curata, asfaltata, non c'è nessuno per le strade. L'ambiente è ulteriormente cambiato. Tantissime rocce nere, sembra quasi di essere un ambiente vulcanico. Ci fosse solo un pezzo di questo deserto che somiglia al metro precedente, eviteresti di fermarti mille volte, ma ogni quadrato continua a cambiare.
Credo questo sia uno dei lati più sorprendenti del deserto, perché l'immagine comune che abbiamo noi del deserto sono le dune di sabbia, le classiche dune. Ti vedi lì, invece non ti aspetti che hai praticamente chilometri, chilometri e chilometri, giornate di guida di montagna, attraverso rocce, ma da colori e forme differenti. Questi paesaggi che veramente manco se li avessimo dipinti saremmo riusciti ad essere così, cioè, stupendo, fantasiosi. Bellissimo. Vabbè. Poi improvvisamente ti ritrovi un'immensa distesa di palme dove fanno i datteri per mangiare, per fare commercio, per una serie di cose. Passeggi e ti trovi le casbah così, in mezzo alla strada. Abbiamo compagnia. Ciao. Ci siamo fermati in un ristorantino locale per la sosta del pranzo. Abbiamo chiesto un tagine perché comunque i menù qui non sono spaziosissimi e ci hanno portato sto coso che basta per 6 persone. Lui dice che per 2, ma per 2 affamati, non per 2 come noi. Mamma mia, guarda che roba! Stai per entrare a Zagura, ti ritrovi un'altra delle viste panoramiche più belle, con più palme di quelle che potresti mai immaginare. Abbiamo fatto una sosta nel paesino di Tamgrut, appena fuori da Zagura, e qui fanno le, come si chiamano, le ceramiche, le tajin. Oh. Ok, quindi praticamente prendono il fango dalla fine, dal fondo del fiume, ne fanno le forme, lo lasciano asciugare e poi diventa quello. Il colore alle ceramiche mettono un po' di silica, un po' di magnesio, poi alimentano i fuochi dal basso e mettono le ceramiche sul tetto, diciamo, del forno. Per alimentare il fuoco chiaramente usano le foglie di palma che sono secche e ne hanno qua da fare bene, quindi giustamente le sfruttano. Ci hanno portato nel nostro Riad, che è praticamente immerso nelle piantagioni di palme da datteri. Già Zagura è abbastanza fuori dal pianeta, ma qua ti senti proprio immerso in una specie di dimensione parallela. Mi apri, Veronica? Ecco, me la fai vedere la camera? Posso? Questa è la nostra camera per stanotte, questo copriletto molto pecorello. Siamo in mezzo alla piantagione di palme dei datteri, che si allunga per tipo centinaia di chilometri. Oggi l'abbiamo percorsa tutta e ancora non è finita. Siamo al secondo giorno che guidiamo, abbiamo visto cose incredibili, un paesaggio pazzesco. Poi il fatto di avere una persona con te che ti sa spiegare, soprattutto portarti nei posti giusti. Domani ci aspetta Merzuga. Quello che abbiamo visto fino adesso è più sorprendente di quanto potevamo aspettarci, perché sì, parti con l'idea che già vedi il deserto, le dune di sabbia, ma non ti aspetti di vedere tutta questa bellezza lungo la via. Siccome sono 4 giorni, te li gusti passo passo, cioè una, piano piano, così lentamente, è una bella sensazione. Resettiamo le idee, lavoriamo un po', stasera scendiamo giù per la cena, guardiamo il tramonto, mangiamo, andiamo a letto, ci svegliamo, facciamo colazione e ripartiamo per Merzuga. Tutto chiaro? Stasera ci siamo voluti lasciare andare con una cena assolutamente differente da quella che abbiamo avuto in queste sere. Una bellissima chicken tajin. Intervistiamo la nostra inviata dal Marocco. Dici, cosa ne pensi della chicken tajin?
Penso che sia un piatto squisito. Una bella tagine di pollo. Ci sta. Da qui è tutto. A voi la mia studio. La colazione è una vera e propria sfida. Tra i bagrir e i msemen, le uova sode, la spermuta d'arancia e il pomodoro e il cetriolo, e il formaggio e lo yogurt e il pane. E Veroni... non ce la facciamo. Abbiamo ancora le facce da letto stamattina, siamo usciti un po' prima del solito. 8:30. Ci vorranno circa 4 ore di auto per arrivare a Merzouga. Vecchio villaggio, sta abbracciando sua zia, non la vede da un sacco di tempo. Che carucci. Salam. Salam. Le best. Credo sia un toro gigante. È la Madonna. Mamma mia. Questo è il succo delle loro zone, dove la gente va una volta a settimana per fare le provviste per tutto quello che serve nei vari villaggi, quindi... Arrivano anche da molto lontano, da tutti i villaggi che ci sono nelle zone, quindi fanno anche chilometri. È un piccolo mercatino, con le solite cose scabrose, tipo teste di toro e cose simili. Per lo più c'è cibo. Cibo e un sacco di casino. Sono anche le caprette qua. Ah. In questo villaggio ci sono 45 casba, cioè non una, non due. E poi chiaramente distese infinite di palme da datteri. Tra l'altro ci raccontava Mimone che i datteri vengono moltissimo consumati durante il Ramadan, perché è una sorta di obbligazione che hanno loro. Non solo, è molto proteico il dattero. A voglia. Questa qua dove stiamo entrando si chiama Baha Baha. Salam. Veronica si è già calata nel personaggio, questo cappellino Baha Baha è molto carino. Ti dona, Veronica? Stare qui? Certo, ti vuoi fare una settimana? Almeno. Divani bassi, libri, luce soffusa. La particolarità di queste strutture è che, siccome hanno muri molto spessi, sono più di 50 centimetri, ti ritrovi fresco in estate e caldo in inverno, cioè climatizzazione già integrata. Appena attraversato un altro posto di blocco. I posti di blocco in Marocco sono moltissimi, a differenza di quello che si potrebbe pensare, sono letteralmente ovunque. All'ingresso di ogni città c'è il blocco, quindi ti fanno fermare e controllano le auto che entrano, controllano i mezzi, controllano i carichi, all'uscita delle città pure, nelle strade che praticamente portano da una città all'altra ci sono altri controlli, sono veramente ferrei e loro li temono moltissimo, infatti ogni volta rispettano scrupolosamente le regole, si fermano, rallentano, si fermano lo stop, aspettano il via, sono molto molto attenti sotto questo punto di vista. Evidentemente la legge è molto rigida, inutile dire che questa cosa mi ha fatto molto pensare ai nostri posti di blocco, a quanti se ne vedono, a quando si vedono e a quanto la gente sia terrorizzata dall'idea del posto di blocco. La strada è trafficata. Scusa, Merzouga? Thank you.
abbiamo scoperto l'utilità di queste paillette colorate, lucide, perché sostanzialmente riflettendo la luce del sole aiutano a vedere le persone anche a distanza. Loro dicono che è il GPS dei nomadi. Questo edificio una volta era una casba, adesso è stato trasformato in un museo, quindi raccoglie tutti gli oggetti più strambi, più antichi della tradizione berbera. Ci sono un sacco di cose straluccicose che sono troppo interessanti. Ci sono anfore, soffietti, porte, specchi, lampade. Queste porte adesso addirittura qualcuno le usa come abbellimento per testata del letto. Pensa un po'. Questo è tutto metallo, praticamente lavorato a mano. Folle. It's handwork. You have leather, you have the bone, you have also the metal and wood. Crazy stuff. Quindi i Tuareg sono come i berberi, però hanno pelle scura e occhi azzurri. E vestono sempre di blu. La parola Tuareg nella lingua locale significa effettivamente gente on the road, quindi gente che si muove sempre, che continua a spostarsi, che non ha fissa dimora. I nomadi, in sostanza. Quindi loro chiamano Tuareg, che poi non erano altro che un misto tra i Vandali, quelli che venivano dal nord Europa, mi sono fatto un infuso di cultura, e i berberi, che mischiandosi hanno creato questa generazione nuova. Com'è? Tutti questi tappeti hanno un fascino assolutamente originale, assolutamente unico, praticamente irriproducibile. Sono nati da esigenze familiari, cioè non è che i nomadi li facevano per venderli, li hanno creati. L'ho messo lassù il bicchiere, Veronica, ci hanno offerto il tè chiaramente. Li hanno creati per le loro esigenze personali. Poi nel tempo, quando i nomadi avevano poco grano, andavano a venderli. Un tappeto del genere costa intorno ai 600 euro. Dov'è la lampada? Dov'è la lampada? Mi sa che dobbiamo andare a mangiare perché sto svenendo. Ci siamo fermati in un ristorante lungo la via, siamo ancora a restare. Avevamo chiesto la pizza berbera perché volevamo provarla. Ci hanno detto che è buonissima ed è fritta. Però sarà che siamo fuori orario e non la fanno. Quindi ci siamo accontentati di una omelette. Non ha esattamente i connotati della classica frittata o omelette per come ce l'aspettavamo. È più una specie di scramble egg nella tagine. Però sembra interessante, il profumo è ottimo. Tocco la sabbia del deserto per la prima volta ed è strana. Un tavolino per anime solitarie e dune di sabbia. Ogni tanto c'è qualche regalino nella sabbia. Mi sa che tra oggi e domani diventerò un tutt'uno con la sabbia. Ah, questa è la nostra tenda. Aziz parla anche italiano, giustamente parlano 16 lingue ciascuno. Condizionatore, quella è la doccia, bagno privato, con tutte le dune attorno. Questa musica reggae marocchina nello sfondo che non è niente male. Questa qui è una tagine di fagiolini, manzo e piselli, mentre quella lì è semplicemente verdure, zucchine, formaggio e pomodoro. Piatti vuoti per conseguenza naturale, e non esageriamo se diciamo che questo era il pasto migliore che abbiamo avuto in Marocco in un mese. Saporito, cotto al punto giusto e soprattutto gusti differenti. La nostra prossima preoccupazione sarà uscire fuori e goderci il cielo stellato del deserto, che è uno dei più belli che abbiamo mai visto. Non vedo l'ora. Cioè, è qualcosa di... Nella parte più bella, penso. Good morning. Buongiorno. Abbiamo pezzettini di colazione di frittatine, pancake tipici, questi sono crostini di pane con salsa al pomodoro,
yogurt della casa cremosissimo, guarda sta roba, cornetti vari, una mega omelette di frittata, omelette di tagine, una tagine di omelette, insomma. E fuori abbiamo un paesaggio extraterrestre. Stamattina ci siamo messi in macchina belli carichi, stiamo affrontando un percorso che è simile a quello dei rally, è bellissimo e molto divertente, e stiamo andando a visitare una famiglia di nomadi che vive proprio in queste dune sperduta da qualche parte. Addirittura da qui riusciremo a vedere anche il confine con l'Algeria, che consiste in una linea di montagne, quindi andiamo un altro po' di rally e fra poco arriviamo. C'è una colazione che si sbatte dentro di me. High five. Ok, questo è il loro storage dove tengono l'acqua, con queste taniche. Ok. Kitchen? Yes. You making tea? Yes. You speak English? No. Questo è dove cucinano loro, fanno il fuoco. Accendono qua la fiamma, fanno scaldare la pentola, l'acqua calda e poi cucinano il couscous. Un metro in tutto, allora questo piegato io, questo bassino, Guarda quanta radura c'hanno questi, capito Veronica? E sono sconfinati nel nulla. Cucinano il pane sulle rocce perché prende quella particolare cottura. Questo è solo un forno creato con la stessa argilla del deserto. Una sorta di forno a pietra. Lo mettono lì e sulle rocce cucinano il pane. In una capannina alta, pure questa, un metro. Questa è la doccia. Bagno e doccia. Oh yeah. Ok. Yeah, that's enough. Cucchino. Là sotto ci sono le dune del deserto. Tutto a girare abbiamo radura, distesa, qualche capretta. E loro sono qui in questo spazio sconfinato con quattro capanne di pelle e legni. Basta. Si può vivere anche veramente con poco. La vita... Perché se queste persone riescono vuol dire che si può fare. Di fatto quello di cui abbiamo bisogno è acqua, cibo. Un tetto sulla testa, anche sì, se ripararci dalle intemperie. Di pelle. Questo qui è il recinto delle capre. Qua c'è un'altra piccola capanna. E questo è dove dormono. Dormono su quelle coperte, le poggiano per terra e dormono così. Qua c'è sabbia, abbastanza duro peraltro. E questa è la loro camera da letto per tutta la famiglia. Sono in 6. Thank you, shukran. Questo qui è il simbolo dei berberi, significa libertà. Stiamo bevendo tè seduti per terra su un tappeto fatto a mano dai berberi nel mezzo di una radura distesa di niente, dove ci sono asini, capre, polli, dove si vedono le dune di sabbia. Esatto. E il confine con l'Algeria. Questo tipo di realtà ti fanno veramente pensare, cioè queste persone non hanno niente, non possiedono assolutamente nulla se non l'asino e quattro capre. La mattina si svegliano, la loro unica preoccupazione è quella di avere da mangiare. Basta. I ragazzini non vanno a scuola, non hanno un'educazione particolare. È veramente una realtà ai confini della realtà. Però nello stesso tempo ti fa pensare e ti fa venire in mente le domande del tipo:
veramente ci serve così tanto per essere felici? Cioè, l'uomo ha veramente bisogno di qualcosa di specifico per essere, per stare bene con se stesso? O magari una radura, un po' di tè alla menta, due asini, due capre fanno la giornata? Il sostentamento. Non lo so, ti fa veramente pensare. Oh, wow! Io so già che non potrò più fare a meno di questa cosa. Mi piace troppo, mi piacciono troppo le dune. Mi piace troppo fare rally nel deserto. Cioè, basta. Devo cambiare tutto alla mia vita. Ho deciso. I souvenir arrivano fino in capo al mondo, eh? Questa è la piccola rosa del deserto. Attraversando delle cittadine che ci vengono per strada perché siamo diretti alle gole del Dadès. E nel frattempo vediamo questi paesini super caratteristici. Abbiamo trovato il pozzo dove prendono l'acqua ai nomadi. Salam. Salam. C'è un pozzo infinito. It's fresh. Yes. How do you say what's your name? Smitk. Smitk. Emran. Majda. Marika. Frank. انا راني عربيه راسه منين هو السلحه من بطني. سلامة. Siamo arrivati a Tingrir. Queste sono le gole del Tudra. Ah, non è neanche così fredda. Queste montagne sono veramente impressionanti. Per i più avventurosi, qua c'è anche chi fa il climbing. Dentro una distilleria dove fanno l'acqua di rose. L'acqua di rose la puoi spruzzare, la puoi mangiare, ti rinfresca la pelle. Mi sto rinnovando di una decina d'anni. Queste piccole roselline le usano per il tè. Ciao Veronica. Ci siamo portati l'odore di rose in macchina. In questo momento sta macchina è tutto un flacone di acqua di rose. Sala. Hi, nice to meet you, Vanessa. I'm Francesco. I like your style. Ah, c'è anche il pianoforte. Nice. I wish.
formato fichi, formaggio di capra e noci. Col manzo, zucchine e piccole cipolle. Ce l'hanno servita insieme ai vermicelli. È stata una giornata lunga e assolutamente interessante. Adesso abbiamo il tempo di resettare le idee. E poi domani ripartiamo, destinazione Marrakech. Rientriamo in città per la fine di questo itinerario fuori dal pianeta Terra, che fino adesso è stato proprio dell'incredibile. Lui è Ibrahim. Non è troppo forte? Sembra quello del principe cerca moglie, guardalo che simpatico. È lui! Stamattina a colazione a buffet ci siamo fatti la nostra dose quotidiana di msemen e di pancake vari. Ormai siamo un tutt'uno con le colazioni marocchine e meno male. Ma la cosa più bella è questa linea infinita di marmellate, molte delle quali anche sperimentali. Ci siamo sbizzarriti. Abbiamo anche approfittato di questa saletta privata, che è molto carina, per fare delle foto interessanti, perché ha questa ambientazione tutta così privata. Oggi ci aspetta l'ultima tappa. Siamo molto tristi di finire questo tour. Sì. Molto tristi. Via di ritorno verso Marrakech, ne stiamo approfittando per fare un salto di nuovo a Itt Benaddou, perché oggi c'è una bella giornata soleggiata, quindi magari ne approfittiamo per fare qualche foto un po' più vispa. E poi a dire la verità, perché a Itt Benaddou non ti basta una volta sola, quando lo vedi ci vuoi tornare, c'è un'energia particolare quel posto lì, quindi non vedi l'ora di tornarci ed ogni scusa è buona. La via che collega Marrakech ad Ouarzazate è paradossalmente la più difficile da affrontare, perché a parte ad essere piena di curve è anche piena di lavori in corso, perché stanno cercando di allargare la strada per renderla più semplice. Infatti al momento ci vogliono 3-4 ore per passare quel tratto lì. Una volta che attraversi quel punto, poi in realtà la strada del deserto è semplicissima. Però da Marrakech a Ouarzazate è una bella sfida. Siamo fermati a fare pranzo con vista. Siamo tornati nella tranquillissima e rilassatissima Marrakech. Thank you. See you later. It was such a pleasure. Yeah, thank you. Thank you very much. It was such a great time. Inshallah. Abbiamo letteralmente lanciato le valigie, non siamo ancora entrati in camera, siamo rimasti ipnotizzati dalla piscina, che è piccolina, ma credeteci, dopo questi giorni ispira un sacco. Che dire di questa esperienza nel deserto? È stata strabiliante, non ci sono parole. Probabilmente una delle più belle esperienze che abbiamo fatto in viaggio, in generale, e ne abbiamo fatte di esperienze. Anche perché è uno scenario unico, diverso dagli altri, ti catapulta completamente in un'altra atmosfera. È come se uscissi dal Marocco in realtà e vedessi un altro paese ancora. Cioè la gente, i luoghi, l'autenticità di quei posti è veramente qualcosa di è bellissimo, pazzesco. E non vediamo l'ora di rifarlo. È un'esperienza che non puoi non raccomandare. Ci siamo trovati benissimo ed è stato bello proprio il modo di viaggiare così, arrivando nel deserto in modo lento, rispetto ad arrivare a Marrakech e andare subito nel deserto in un giorno, perché in quel modo ti perdi tutte le esperienze che ci sono in mezzo. Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto, in questo caso lasciateci un bel like, e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e ricordatevi di premere quella campanella. Mi raccomando, per sempre. Il momento vi mandiamo un salutone da qui. Alla prossima, ciao. Posso dire quanto in questo momento desidero un piatto di spaghetti al pomodoro? No, non puoi dirlo, Veronica. Si dà il caso che tu non possa.